Questa mattina mi sono svegliato e ho detto: sogno o son desto? Beh, ho visto che ero e sono estremamente sveglio, estremamente desto. Sì, perché ho pensato: ma possibile che Melucci ha riconfermato la stessa giunta, gli stessi uomini, dopo 20 giorni di attesa, dopo che aveva azzerato la giunta? Ho detto: starò sognando. No, no, purtroppo è la pura e sacrosanta verità. Incredibile. La montagna ha partorito un topolino, anzi non ha partorito proprio nulla. È incredibile, ripeto, qualcosa di assurdo che ci fa capire come Melucci è incartato su se stesso, è incartato e prigioniero appunto dei partiti che gli hanno detto: caro amico, questi sono i nostri uomini, intendo partiti, movimenti, singoli consiglieri, i quali gli hanno detto: questi sono i nostri uomini, questi sono i nostri referenti in giunta, te li devi tenere e basta. E Melucci, dopo aver scalciato un po', ha dovuto piegare la testa e ha dovuto dire signor sì. Non è cambiato nulla, sono cambiate alcune deleghe assessorili, ma i soggetti, le persone sono sempre le stesse. Gli stessi assessori defenestrati con l'azzeramento della giunta sono ritornati appunto con settori di competenza diversi. Le carte sono sempre le stesse. Gli orchestranti sono sempre gli stessi, cambiano le musiche, ma tanto continueranno a suonare, come dire, motivi e musiche stonate. Sommariamente così Ciraci cresce, acquisisce i lavori pubblici che Mattia Giorno perde in compenso all'urbanistica. E poi c'è la Viggiano, onnisciente, la tuttologa, ora ha ambiente, qualità della vita e affari legali. Nella sua vita ha cambiato un sacco di deleghe, evidentemente sa tutto di tutto. E poi anche Laura Di Santo, che è stata riesumata politicamente, sembrava fatta fuori. Poverina, era andata a Genova a rappresentare in qualità di assessore all'ambiente il comune di Taranto, arriva lì il 3 giugno e le si dice: amica, non sei più assessore, tornatene indietro, e fa un viaggio a vuoto. Avrà detto alla mamma: mamma, ho perso l'assessorato, non ho perso l'aereo. Ora si è salvata, diciamo così, visto che avrà appunto il patrimonio, le politiche abitative. Quindi, come dire, una giunta che di fatto è sempre la stessa, non cambia nulla al di là delle parvenze. Ecco, vorrei capire da Melucci, tanto lui è invisibile, non si vede mai in città, ma cosa hai combinato, cosa hai voluto rappresentare, hai voluto quagliare con questo azzeramento? Nulla, hai fallito. Questa conferma integrale della giunta fa capire che tu non sei in grado di governare neanche la tua maggioranza, neanche i tuoi uomini, tu non puoi, non sai comandare neanche in casa tua. Pensa un po'. Bene, che dire, c'è un aspetto positivo però, che con questo azzeramento abbiamo risparmiato come cittadini, come casse comunali, per 20 giorni 9 stipendi, e parliamo di stipendi di 5-6 mila euro al mese. Per la verità, diciamocela tutta, non è che sia cambiato molto, non è che si sia sentita l'assenza dei consiglieri, più o meno ci sono, non ci sono, è la stessa cosa. Ma così, concludendo, tutta questa vicenda vi fa capire come a Taranto non cambia niente. Abbiamo sempre la stessa musica. Dobbiamo cambiare il direttore dell'orchestra, Melucci. Farebbe bene a dimettersi per salvaguardare la sua immagine politica, la sua dignità politica, e soprattutto farebbe con le sue dimissioni un gran bene alla città. Non ne possiamo più di questa amministrazione.